bambini a passeggio vicino a casa con i genitori, c'è la circolare del Viminale, e cosa ne pensano i cagliaritani? Lei è nonno? Io sono nonno, quindi mi dispiace perché non vedo più i miei nipoti, però sono decisamente contrario, perché se tutte le mamme escono con i bambini diventa un caos e soprattutto i bambini sono imprevedibili, insomma, quindi si avvicinano altri bambini, eccetera. Lei quanti nipotini ha? Io ho due nipoti. Due nipoti, da quanto non li vede? Non li vedo da quando siamo in quarantena, non in quarantena, ma in isolamento. Sa come stanno trascorrendo il tempo? Ci vediamo in videochiamata, l'unico modo in cui ci possiamo vedere. Sono logicamente nervosi perché stanno chiusi in casa, non possono esprimere tutta la loro vitalità, insomma. I suoi nipotini quanti anni hanno? Uno c'ha 2 anni e uno c'ha 5 anni. Quindi comunque è un'età critica, sono molto giovani. Certo. Quindi vi vedete attraverso gli smartphone? Esatto, solo in videochiamata. C'è comunque la necessità dal suo punto di vista di far prendere un po' d'aria almeno ai bambini? Sì, certo, infatti dispiace che non lo possano prendere, cioè i bambini che non hanno una terrazza, un giardino, che vivono in città, soffrono di questa mancanza più di noi anziani, insomma. Adesso c'è questa decisione, questo via libera da parte del Viminale, lei però non è d'accordo? Io non sono d'accordo, oppure ci dovrebbe essere veramente un grosso controllo per evitare che si affollino in zone tipo Monturpino, a Cagliari o zone... Vabbè, i parchi comunque nei fatti sono chiusi. I parchi sono chiusi, però insomma l'intorno o lungo la strada, insomma. Lei quindi non li vede da un bel po' di tempo e suppongo le mancano? Mancano, certo, come mancano tutti i nonni. Lei però ne fa un discorso di salute. Esatto, soprattutto di salute. Bisogna ancora resistere, stare a casa e uscire il minimo indispensabile per quello che sono gli acquisti. Sono infatti uscito giusto perché devo andare al mercato, insomma. Quindi comunque, se lei potesse magari, come sua figlia le chiede, guarda, puoi fare una passeggiatina vicino a casa con i miei figli, le direbbe comunque di no. No, perché ci sono i genitori, è giusto che escano con la madre o col padre, insomma, e non con i nonni, purtroppo.